III, che proprio da quell'anno si insediò quale imperatore indiscusso nella capitale, su cui regnò fino al 741. Dopo la liberazione di Costantinopoli e dopo una serie di altre vittorie, l'imperatore cristiano cominciò a manifestare sempre più apertamente la convinzione che il consolidamento dell'impero dovesse cominciare proprio da un riordinamento delle manifestazioni della fede, con particolare riferimento al rischio di idolatria a cui, a suo parere, il popolo era esposto a motivo dell'eccessivo culto delle icone. A nulla valsero i richiami del patriarca Germano alla tradizione della Chiesa e all'effettiva efficacia di alcune immagini che venivano unanimemente riconosciute come miracolose. L'imperatore divenne sempre più irremovibile nell'applicazione del suo precetto restauratore contro le icone. Quando il 7 gennaio del 730 egli prese posizione aperta in una riunione pubblica contro il culto delle immagini, Germano non volle in nessun modo piegarsi al volere dell'imperatore su questioni ritenute da lui determinanti per la fede ortodossa, alla quale secondo lui apparteneva proprio il culto d'amore per le immagini. In conseguenza di ciò, Germano si vide costretto a rassegnare le dimissioni dal patriarca, autocondannandosi all'esilio.